Allora, ragazzi, insieme, dai, su. La mia vecchia squadra, ma mi sa che ce ne saranno... Beh, ovviamente, per me Fabrizio, la comunità insieme, è tanto. Io poi personalmente ci sono stato proprio tanto, tanto, tanto. Fin dall'inizio. Sempre in tanti, tutti devono venire qua. Una bella squadra, organizzameli però, Ti do il microfono. Buongiorno a tutti, un attimino solo che arrivano. Questa è una piccola parte del cast, del film. Eravamo in 60. Ragazzi, mettetevi tutti piazzati così, dai, bravi. Aiuto io, bene, dai. Sul palco. Si sono svuotate le tribune. Vieni, vieni. Allora, io intanto comincio a parlare. Il Contagio, che è il nostro film, nasce da un lavoro di laboratorio teatrale che io faccio con i ragazzi da diversi anni e che insomma sono stato anticipato in questo lavoro da Enzo, che so che anche lui per tanti anni nella comunità insieme. Dall'inizio. Da quando è nata la comunità insieme. Il laboratorio teatrale che io conduco da circa 6 anni con i ragazzi. L'anno scorso, come esercizio, abbiamo provato a portare una telecamera in teatro, mettendo una musica di suspense, e ho chiesto ai ragazzi di guardare in camera e immaginarsi che erano degli assassini, mantenendo sempre lo sguardo puntato sull'obiettivo della telecamera. Ma nasceva come esercizio. E i risultati mi hanno sorpreso, sono rimasto sbalordito, perché sono stati bravissimi. Al che ho chiesto a loro, dico, vogliamo provare a fare un corto, ma senza immaginare di partecipare a festival. Era una cosa nostra, insomma, un lavoro nostro. E devo dire, insomma, poi, alla fine poi abbiamo fatto un film di 42 minuti l'anno scorso che si chiamava Mystery Hotel e Fum Uccide, e loro sono stati bravissimi nel stare davanti alla telecamera, bravissimi nel creare la storia, perché la storia è stata scritta insieme. Il Contagio nasce, diciamo, come proseguo di quel lavoro. Ci siamo riuniti a un certo punto e abbiamo tirato fuori delle idee, e Il Contagio nasce da un'idea molto semplice ma non banale, cioè la potenza, la forza del sorriso, e il fatto che viviamo purtroppo in una società dove si sorride poco. E allora i ragazzi, chi meglio di loro può, diciamo, far capire l'importanza di sorridere? E noi pensiamo, a volte viviamo in una società difficile, questo è vero, ma pensiamo che ci sia bisogno di un motivo per sorridere. Ma voi pensateci un attimo, adesso stiamo in un posto bellissimo, godendoci una mattinata di video, non stiamo in un paese in guerra, non stiamo in un letto d'ospedale, quando usciamo da qui abbiamo una casa, un piatto da mangiare. Il motivo per sorridere quindi noi ce l'abbiamo già, e quindi dovremmo sorridere sempre. Io però vorrei passare adesso la parola a qualcuno dei ragazzi. Purtroppo il protagonista Davide non è riuscito a venire oggi, però ecco, Danilo, dici tu che cosa del Contagio, che io ho già parlato troppo. Allora, il sorriso è una medicina per tutti noi, è una cosa bellissima. Bravo Denis. Loro vedi come sono bravi, due parole e ho detto tutto. Sì. Io ho avuto l'opportunità già di partecipare al precedente cortometraggio e devo dire che in questo caso abbiamo avuto, prima eravamo chiusi in un albergo, adesso ci siamo espressi contagiando le persone vicine, dalle vie ai supermercati, alle piazze, al comune, in situazioni diverse abbiamo voluto esprimere da parte nostra, nel nostro piccolo, la possibilità dell'importanza di questo sorriso, dell'importanza anche di, anche se non tutti hanno dei vantaggi come noi,
noi che li abbiamo possiamo mostrarli e essere partecipi di questa gioia con gli altri. Grazie. Bravo. Stefania, so che tu volevi dire due parole. Io voglio ringraziare Peter, la Milizia dei Folli, i miei operatori che ci stanno sempre vicino, anche nei momenti più tristi, e il sorriso è la cosa più bella che si possa regalare. Grazie Stefani. La Milizia dei Folli è il nome della nostra compagnia teatrale. Pasquale, sarà leggermente velocemente capito, Peter. Come? Sarà leggermente capito. Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio questa sala che siamo tutti qui felici e contenti. Parlo del cortometraggio che io non ho rappresentato quest'anno perché ho avuto dei problemi. Comunque ho visto che i ragazzi si sono impegnati molti, tutti i giorni a fare le prove, a impegnarsi, a dare delle dimostrazioni di allegria, di carattere, di felicità, insomma. Quindi sono stati bravi. Sì, bene, bravissimi. Quindi possiamo pure vederli. Sì, vale la sicuro? Pena. Sì, molto. Vale la pena? Sì. Vabbè, sì, se lo dici tu mi fido. Allora, ascolta, so che volete parlare tutti, però se parliamo tutti quanti non facciamo più in tempo a vedere il film, perché si è fatto già un po' tardi. Io volevo dire un'ultima cosa, però Daniela deve parlare. Io volevo dire solo una cosa. Noi possiamo all'inizio aspettare. Loro, eravamo tutti arrabbiati, tutti incazzati con il mondo, e poi alla fine abbiamo scoperto che il sorriso è un dono del Signore, perché il personaggio principale, Davide, che oggi non c'è, è colui che vive nella natura, è colui che vive nell'immensità del sole, dell'aria, e ci contagia appunto, e ci rende vittime di umanità, vittime di cuore. Bene. Grazie. Brava Daniela. Paolo, tu volevi dire qualcosa, ma proprio brevissimamente breve. Tanto non ci abbiamo né pubblicità né cose. Volevo solamente ringraziare, per me è stata la prima esperienza davanti alla macchina della ripresa, e ringraziare Peter che con la dolcezza e con la professionalità, la grande capacità che ci ha reso possibile essere di la verità, pure noi stessi. Di la verità, dietro c'ha la frusta, lo conosco, io l'ho detto. E ci ha reso dato la possibilità di essere noi stessi, essere spontanei. Vieni da Alberto Brex, quindi meno. La 50 euro poi te la do più tardi, Paolo. Ultima cosa, io voglio ringraziare Fabrizio ed Enzo, perché questo è davvero un applauso a cui ci vuole. Uno, perché organizzare queste cose richiede uno sforzo immane, specialmente quando non ci sono risorse economiche per farlo. E due, perché momenti come questi ce ne sarebbero bisogno molti di più, di stare insieme, festeggiare e godere del lavoro che insieme poi in qualche maniera facciamo tutti quanti. Appoggiamo moralmente con il cuore e con amore Enzo e Fabrizio e questa manifestazione, e ringraziamo noi quello che vorremmo, per averci ospitato. La manifestazione, questo tipo di manifestazione che è unica, perché le altre sono tutte o rigide, oppure sai, fanno le selezioni, oppure ci sono sempre i medici, i dirigenti che dirigono sempre tutto. Qui il nostro succo è proprio quello di far partecipare loro con i loro tempi, nei loro modi, come sono. E quindi la speranza è quella di riuscire a trovare il mezzo e il modo per poter avere i ragazzi anche da fuori, perché ecco, le strutture che vengono da Palermo, Brindisi, è ovvio, non è che possono portare come noi stiamo vicino. Costa lo stesso sacrificio, però venire da lontano. Quindi quello che lanceremo immediatamente dopo è proprio quello di trovare una base economica per dare solo e unicamente la possibilità a questi ragazzi di poter venire con il biglietto e vitto e alloggio gratis. Questo speriamo di riuscirci. È una bellissima idea. È quello che sarà possibile. E noi stiamo, per qualsiasi cosa, a disposizione per aiutarvi. Ultima cosa, lasciatevi contagiare. Dammi.